Andrea Tosi ha mentito. Aveva conosciuto Greta almeno 2 mesi prima rispetto a quanto ha sempre raccontato. Questo è l'ultimo importante dettaglio emerso dalle indagini sul mistero di Greta Spreafico, la cantante 53enne scomparsa da Porto Tolle, Rovigo, nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2022. La donna è sparita con la sua macchina, una Kia Picanto nera. Negli ultimi tempi, l'inchiesta ha subito una svolta. 2 uomini risultano indagati per omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere. Il primo è il suo fidanzato Gabriele Lietti, 52enne. Il secondo è il giardiniere Andrea Tosi, 58 anni, l'uomo con cui Greta avrebbe trascorso l'ultima sera prima di sparire. Greta, originaria di Erba, Como, si era da poco trasferita in Veneto per occuparsi della vendita di una casa avuta in eredità. Qui aveva conosciuto Andrea Tosi, con il quale aveva stretto un buon rapporto, mentre Lietti era rimasto a Erba. Come abbiamo detto, negli ultimi giorni sono sorti dei dubbi sulle dichiarazioni del giardiniere. Quando si sarebbero visti per la prima volta lui e Greta? Tosi ha raccontato di aver conosciuto Greta su Facebook e di averla incontrata per la prima volta di persona il 2 giugno 2022, ovvero 2 giorni prima della scomparsa. Ma, come rivelato dalla trasmissione Chi l'ha visto, le conversazioni via messaggio avvenute tra i due dimostrano un'altra verità. Tosi e Greta si erano infatti incontrati già 2 mesi prima. Perché Tosi ha mentito? L'uomo ha spiegato di averlo fatto perché non voleva rivelare il motivo di quel suo primo incontro con la donna. «Non mi sembrava una cosa da dire», ha dichiarato. Il motivo riguardava l'acquisto di un pugnale da parte di Greta, un pugnale antico con il manico a forma di drago che l'uomo aveva messo in vendita sui social. Dopo aver letto l'annuncio, Greta gli aveva scritto il 27 febbraio 2022 «Il tuo pugnale ha colpito un bambino a me molto caro. Me lo vendi?» Con questa frase, la donna intendeva dire che avrebbe voluto comprare quel pugnale per regalarlo a un bambino che ne era rimasto affascinato. I due si erano quindi scambiati il numero di telefono. Il giorno dopo, Tosi le aveva scritto: «Ho eliminato il post del pugnale, l'annuncio, ma continuano a mandare messaggi che sono interessati. Una promessa è un debito per me, ormai è tuo». I due avevano continuato a scriversi anche nei giorni successivi. Poi, il 19 marzo, l'uomo era tornato a parlarle del pugnale. «Ti aspetta con ansia, tranquilla, è tuo, ma sai quante persone me lo chiedono». Il 26 marzo si erano messi d'accordo per incontrarsi. Greta aveva scritto: «Andrea, ciao, tutto bene? Ti ho chiamato, ti trovo più tardi?» Lui aveva risposto: «Sono già qui al Big Bar». «E Greta? Aspettami». Tosi le aveva quindi consegnato il pugnale, ma dopo 2 giorni la donna aveva voluto restituirglielo. Dunque, si erano visti almeno 2 volte. Una per la consegna e l'altra per la restituzione dell'arma. Eppure Tosi non aveva mai fatto cenno a questi incontri. Perché? L'uomo insiste. C'era di mezzo la vendita di un coltello, e qualcuno avrebbe potuto fraintendere. Greta e Tosi avevano trascorso insieme la serata del 3 giugno 2022. L'uomo dice di aver salutato la donna intorno alle 2 di notte e di non averla più vista. Nelle ore successive, la donna era sparita. A presentare la denuncia di scomparsa era stato il fidanzato Gabriele Lietti. Lui e Greta stavano attraversando un periodo di crisi. La famiglia Spreafico punta il dito contro Lietti per una questione riguardante l'eredità. Greta aveva inizialmente destinato il suo patrimonio, per circa 1 milione di euro, alla madre. Poi, però, aveva modificato il testamento a favore di Lietti. I familiari ritengono che l'uomo abbia approfittato della fragilità di Greta per convincerla a fare quelle modifiche. Gli inquirenti vogliono verificare anche questi dettagli.